senza bavaglio, informazione libera, sempre. La dottoressa Valentina Tilger, vice sindaco di Taranto, nonché assessore comunale al marketing territoriale. Allora, assessore, io in quest'estate sono stato un po' arrabbiato, come voi sapete, lo avete visto anche sia in TV sia sui social. Allora, io ho notato questo. Tanta programmazione, tante idee innovative, futuristiche, che sprovincializzano Taranto e la pongono in un'ottica di dimensione nazionale e internazionale, come è giusto che sia. E sin qui, perfetto, sposo appieno la linea. Però poi, come dire, dal dire al fare ci passa il mare o il male, nel senso che come si può rendere una città turisticamente appetibile, e grazie a Dio lo è, se poi ci sono dei vulnera, il vulnus è la vivibilità urbana, il fatto che magari anche come iniziative turistiche, iniziative proprio tipicamente estive, eventi, non si è fatto granché. È vero che è il primo anno, avete completato il primo anno di amministrazione, però no, ci sono delle cose macroscopiche che potrebbero essere risolte in un batter d'occhio. Andare in via Dante e trovare l'erba mezzo metro o in pieno centro idem sono cose che non è che cambiano la vita, però danno un'immagine diversa. Allora io dico, forse non c'è una discrasia tra l'iperuranio delle idee, dei progetti e poi la realtà concreta di tutti i giorni? La realizzazione del programma di marketing territoriale, che vuol dire promozione della città a tutti i livelli, chiaramente non passa soltanto dalla cartellonistica estiva, come hai giustamente sottolineato. Già tempo fa ho fatto una nota nella quale raccontavo qual era l'intero progetto di valorizzazione della filiera turistica tarantina, interpretando la filiera turistica come una vera e propria industria. Se noi non facciamo un passo avanti rendendo industriale, tra virgolette, il turismo, chiaramente mancheranno sempre degli elementi. Possiamo continuare a dire e a far vedere che Taranto è bellissima, possiamo innalzarne l'esposizione mediatica con degli eventi di altissimo livello, ma come giustamente notato e sottolineato, ci sono delle problematiche relative al decoro urbano, ma non solo, ci sono problematiche relative alla raggiungibilità di Taranto, alla fruibilità dei percorsi turistici, alla maturità della pacchettizzazione del prodotto, alla disponibilità delle informazioni. Cioè, assessore, vice sindaco, mi perdoni, cioè, il discorso è far sì che il comune, l'amministrazione comune, abbia dei punti di riferimento. All'epoca c'erano le circoscrizioni, ora non ci sono più, ma se effettivamente esistesse uno sportello del cittadino che raccogliesse le istanze della base, è chiaro che lei non può sapere che c'è l'erbaccia in via Dante all'altezza dell'ospedale o che in via Pupino verso l'ospedale militare c'è una macchina abbandonata e l'erba è arrivata a un metro e mezzo, ci mancherebbe altro. Però dico, se vi fosse un controllo capillare, sarebbe più facile. Sarebbe un punto di partenza, certo. Ferma restando l'inciviltà di alcuni cittadini, questa è sono da bastonare, senza se e senza ma, però ritengo che sì. L'erba cresce, non è colpa dei cittadini. Fare lì sulla faccenda della gestione del verde urbano, ci siamo trovati sottodimensionati e abbiamo dovuto correre ai ripari, quindi in realtà ci sono state delle lungaggini di natura amministrativa. Siamo noi l'amministrazione, nostra responsabilità. Purtroppo essere amministrazione a volte è un lavoro che comporta una frustrazione immensa, perché esattamente come te, se io vedo una cosa che non va in città, la prima cosa che mi viene da fare è dire facciamo qualcosa immediatamente. A volte, piccole cose che si possono fare. A volte funziona, a volte ci si scontra con degli ostacoli che ti lasciano basite, cioè perché non si può fare, lo scopri lì ed è sconvolgente. Lei ha puntato molto sulla risorsa mare ed è giusto, perché l'alternativa alla grande industria, alla monocultura dell'acciaio è ovviamente il mare. Il 15 agosto si è verificato un episodio, ahimè, ai noi, spiacevole. Una delle due motonavi per l'isola di San Pietro, una non è in funzione, mi pare, perché non abbia superato un collaudo da parte della Capitaneria, non lo so bene. Una comunque è out già da un anno, l'altra è vecchiotta e quindi chiaramente una nave vecchiotta da un momento all'altro si può fermare, cosa che già successe lo scorso anno, quando 20 giorni i collegamenti per l'isola di San Pietro furono sospesi. È passato un anno, però
la nave vecchia Ira è vecchia rimasta, è rimasta, e il destino, il demonio, si è messo in mezzo, e il 15 di agosto è saltata la corsa e il collegamento per San Pietro. Allora uno dice, ma forse in partenza, sapendo che una gomma si può bucare, io ci metto una ruota di scorta. Per quasi un anno abbiamo cercato di portare avanti il progetto per l'acquisto di motonavi nuove, per assicurare questo servizio, per non avere problemi di manutenzione delle motonavi esistenti e del backup in caso di eventuali. Una sola però era disponibile? No, dovevamo acquistare due motonavi nuove. Non è ancora finita la procedura, perché purtroppo ci sono delle lungaggini, devi cercare le fonti finanziarie, devi individuare. Per l'anno prossimo ce la faremo? Io mi auguro sinceramente di sì. Perché l'isola di San Pietro è bellissima, come anche bisognerebbe poi scommettere su San Paolo, però chiaramente lei capisce, il turista oltre a non le dico le bestemmie e gli improperi che hanno lanciato, però chiaramente il turista. Il messaggio fondamentale è quello, che noi lavoriamo su una progettazione complessiva, possono sfuggire dei dettagli, ma l'idea è quella di fornire un'infrastrutturazione turistica tale da rendere Taranto vivibile a 360 gradi e di far fronte in maniera sistematica a tutte quante le problematiche e fornire un'esperienza turistica di vivibilità della città importante. Per cui laddove c'è una soluzione già implementata, intervenire sul micro è possibile, dove invece la soluzione è sistemica, i tempi sono un po' più lunghi. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.